Per un'associazione che vive di volontariato, sapere che può contare sulla generosità altrui è un toccasana. In questi ultimi giorni l'associazione Amico Giardiniere non può fare a meno di ringraziare il Rotary Club di Chioggia. Due le occasioni. La prima riguarda la targa che è stata messa all'ingresso del commissariato della Polizia Locale, ad indicare il giardino di San Michele. E la seconda, la donazione di oggi, consistita in un quantitativo di ghiaia che dovrebbe essere sufficiente a realizzare un sentiero percorrente l'area del giardino in modo che quando piove i visitatori non si trovino a passeggiare sulle pozzanghere. La targa, per posizionare la quale è stato necessario un buon lasso di tempo per ottenere le autorizzazioni, si sta dimostrando efficace nell'indirizzare verso l'antico giardino decine di turisti e ciò valorizza enormemente l'attività dei volontari che vedono apprezzare ciò che è stato fatto. Ora l'associazione è impegnata, oltre che nella cura del giardino, anche nell'orto didattico al quinto circolo Caccin e nel giardino interno, sempre nel complesso della polizia, in cui si sta facendo pulizia del verde dalle piante infestanti. I giardini della polizia sono favolosi, pezzi di storia e, a sentire i turisti, angoli di paradiso. Allora, siamo alla CAM, c'è un'offerta eccezionale, ci sono questi gamberoni argentini o atlantici che vengono 11 euro al chilo, praticamente la scatola è di 2 kg, 22 euro. L'offerta vale fino al 31 dicembre, tra l'altro chi lo compra non è che deve sfoggiarli tutti, ne può prendere anche una alla volta, sono bellissimi, sono selvatici, quindi non è che sono allevati, che ci siano cose strane, antibiotici o del genere, quindi è un prodotto ottimo, pieno di proteine, salubre e anche a un prezzo eccezionale perché a questo prezzo non credo che lo trovate da altre parti.